Ciao a tutti, oggi ci divertiamo un pochino in cucina perché partiamo da un sughetto di quelli congelati che se ne trovano tantissimi in tutti i supermercati e di solito sono un mix. Tipo su questo mio ci sono gamberetti, vongole e cozze, poi sicuramente c'è una base di sughino appunto per spaghetti o risotto. Noi prendiamo questa base così semplice, questi preparati pronti che tutti abbiamo in casa e cerchiamo di ottenere un piattino un pochino più ricercato, perché oggi facciamo con questa base pronta una carbonara di mare. Ah, niente di più semplice di quello che facciamo oggi, eh? È una ricetta semplicissima. Ingredienti per 4 persone: rigatoni 320 g, 2 confezioni di sugo pronto per spaghetti o risotto, che di solito ci sono i frutti di mare sgusciati, 2 uova, pecorino romano 60 g, olio extravergine di oliva, prezzemolo, sale e naturalmente pepe nero. Allora partiamo da queste confezioni pronte di appunto di frutti di mare sgusciati, perché di solito ci sono cozze, vongole, qualche gamberetto, qualche pezzettino di calamaro e sono insomma questo mix pronto che diciamo i cuochi, quelli bravi, scongelano seguendo le istruzioni sulla confezione. Io non nascondo che l'ho preso, l'ho messo direttamente in padella un filo d'olio. Nel frattempo che si sta cucinando il sughetto, io vado a preparare la crema d'uovo e formaggio classica della carbonara. Quindi oggi con questo mix pronto andiamo a fare una carbonara di mare. Uovo, avete visto, io utilizzo sia il tuorlo che l'albume. Pecorino naturalmente grattugiato e pepe. Mettete a bollire l'acqua, la salate e ci calate i rigatoni, perché io credo che con una carbonara di mare l'ideale sia la pasta corta. Con lo spaghetto, diciamo, il risultato non è ottimale come con un bel rigatone rigato. Avete visto, poi oggi ho quello a forma di cuore, questo piccolo vezzo. Scolata la pasta, l'andate a tuffare nel sughetto che nel frattempo abbiamo cucinato appunto con un goccino d'olio per 4-5 minuti. Andiamo, dopo aver spento il fuoco, ad aggiungere la crema di uovo direttamente in padella, ma mi raccomando a fuoco spento, mischiamo bene il tutto. Si formerà chiaramente questa cremosità su questi rigatoni. Insomma, con pochissimo abbiamo fatto una carbonara di mare e non abbiamo portato in tavola il solito piatto con il sughetto pronto, ma abbiamo fatto un piatto abbastanza speciale. Una carbonara che servita immediatamente in tavola sarà squisita, perfetta per pranzo o anche per una cenetta speciale. Arrivederci al prossimo video!